C'era una volta, ma c'è ancora, una strana città in cui tutto viene buttato nei bidoni. Si buttano i giochi, quelli vecchi, ma anche quelli nuovi. Si buttano i vestiti, le torte, per non parlare delle biciclette, dei palloni, dei computer, dei libri. Beh, sì, a finire nei bidoni sono anche i libri. Il grande divoratore mangia soprattutto i libri e in questo periodo, dato che siamo vicini al Natale, mangia i libri che raccontano il Natale. Il grande divoratore è un bidone grandissimo, un bidone che ha sempre fame e quando ha fame spalanca la sua bocca e con un bagliore negli occhi aspetta, aspetta, aspetta. Si scompiscia quando butta, si sganascia ogni oggetto al suo destino. Io lo butto nel cestino, un cestino, un papirone, mangia tutto in un boccone, butto tutto, poi riacquisto, ma gli sconti non resisto. Caro Babbo Natale, ma la Befana mi porta sempre le caramelle perché i giochi che porti tu sono troppo pesanti e lei è più vecchia di te e non ce la fa, punto interrogativo. Post scriptum. Le caramelle poi non sono più di moda. Questa lettera l'hai scritta tu. Ma non userei mai. Ma è bugiato il suo. Chiamo la spazzatura. Eccola. Oh. Oh, dunque vediamo. Ah. Il pianeta degli alberi di Natale di Gianni Rodari. Oh, questo libro mi interessa parecchio. Dunque, dove sono i bambini che non hanno l'albero di Natale? Ecco appunto, dove sono? Ma guardatevi attorno, gli alberi della foresta, illuminati a festa, sono carichi di doni. Crescono sulle siepi, oh, crescono, sulle siepi, molti, i panettoni, i platani del miele. Con le renne, ma chi sei? Io sono il cantapoeta e della rima sono un bevo atleta. Guazzi, guazzi. Oh, attenzione, attento. Ecco, evidentemente quel bidone non ha gustato il mio sapore. Con grande sdegno mi ha sputato dopo avermi solo assaggiato. Buonasera, signor Asinello. Io sto aspettando la mia stella. E lei che cosa fa qui?